Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Oggi vi parlo di alberi perché molti di voi sul canale mi hanno richiesto, oltre ai funghi, di spiegarvi alcune caratteristiche degli alberi, come ad esempio i piopi o i frassini, che sono i primi alberi dell'anno dove noi andremo a cercare i nostri primi funghi. Qua siamo in un pioppeto in riva al mare. Vi farò vedere cosa significa cercare per prima cosa l'albero di pioppo e in secondo luogo come poi concentrarci a trovare i primi funghetti, soprattutto scomiceti, elvelle, morchelle, sotto i pioppi. Venite con me. Ci troviamo in un pioppetto in riva al mare, particolare, a sua maggioranza composto da piante di pioppo tremula, Populus tremula. Vi posso dire che qui in Europa e quindi in Italia esistono tre tipi di piante di pioppo: il pioppo tremula, il pioppo nigra, il pioppo nero praticamente, e il pioppo alba, varietà alba, che è il pioppo bianco. Come si differenziano queste tre tipologie di pioppo e come facciamo a trovarle? Semplicissimo. Il pioppo ha una corteccia che nasce nei primi esemplari giovani, molto liscia, argentata, simile alla betulla. Poi, appena l'albero inizia a svilupparsi, si differenzia subito e si nota facilmente, a differenza degli altri alberi, perché è composto nella sua corteccia da profonde scanalature. E, come deriva praticamente da descrizione del nome latino, abbiamo il Populus alba, che è il pioppo bianco, per il semplice fatto che è il più chiaro, quello più largo come diametro di circonferenza del fusto, e solo in un secondo momento nella sua crescita viene solcato da scanalature profonde. È molto simile, diciamo, ai fusti di una betulla. Qui invece abbiamo il pioppo tremula. Pioppo tremulo. Vi faccio vedere, ad esempio, questi esemplari qua. Hanno una corteccia che solo in un secondo momento è stata scavata da profonde scanalature, perché sono alberi che hanno una certa età. Qua si parla di un 25 metri circa di altezza di alberi, e come vedete hanno la corteccia argentata. Questa è la particolarità del pioppo tremulo. Mentre per quanto riguarda esemplari di Populus nigra, quello è un tipo di pioppo, una pianta che è il più scuro in assoluto, quindi non avrà queste caratteristiche argentate, ma sarà profondamente scuro, con delle scanalature quasi nero carbone. Il nome pioppo ha origine antica, origine latina, greca. Al tempo degli antichi romani veniva anche chiamato l'albero del popolo, ma non si sa se per derivazione semantica, perché c'era qualche modo di dire dietro. E quello che si sa è che gli antichi greci lo chiamavano Apellon, e quindi voi potete immaginare che siamo anticamente da Apellon, se poi arrivati in una traduzione più volgare verso il Medioevo, ad arrivare quasi alla nostra lingua italiana, che viene chiamato pioppo. Infatti la radice semantica P, O, P, P, O è presente in tutte le lingue, soprattutto europee, quindi slave, rumene, ucraine, quindi diciamo deriva da una terminologia probabilmente greca. Altra cosa fondamentale è che il pioppo è riconoscibilissimo semplicemente anche agli inesperti nei mesi di fine maggio, primi di giugno, perché va in fioritura. Fioritura significa che rilascia nell'aria quel famoso polline bianco che tutti voi avete visto sicuramente nella vostra vita, quello che causa molte allergie agli occhi, alle vie respiratorie di chi ne soffre, di chi ne è allergico. Un mio consiglio, infatti, è in quei periodi lì, se non siete proprio allergici a quel tipo di polline, andate a ricercare le zone in cui si distaccano e da cui derivano questi polline. In quel modo lì trovate gli alberi che li stanno sganciando, quindi i pioppi, e sapete per l'anno dopo che ad esempio potete fare un giro lì ad Ascomiceti o a Morchelle. Thank you.
pioppo adesso in primavera per una ventina di giorni e mette le prime infiorescenze, dopodiché appena in un secondo momento produrrà le foglie. Le prime infiorescenze ci danno anche un'indicazione, guardando in basso, che stiamo camminando sotto pioppi, perché sono piccoli fiorellini, vulgarmente chiamati da noi fiorellini rossi, che sono quelli maschili, e verdi un po' più lunghi dei rossi, che sono quelli femminili, che praticamente li trovate al suolo, quindi dove camminate poi alzate la testa, e quando vedete questo tipo di infiorescenza vuol dire che siete in pioppeto. Questo che vedete per terra è un letto completo di sole infiorescenze di pioppo, maschili e femminili. Queste sono le infiorescenze del pioppo, si chiamano anche amenti, e guardate, queste sono amenti maschili. Quelli femminili sono lunghi quasi il doppio e sono di colore verde. Quando vediamo che i pioppi praticamente stanno rilasciando le prime infiorescenze, è quello secondo me il momento in cui stanno anche buttando fuori qualche fungo simbionte, perché si avvia tutto il processo di ricarica dei sistemi nutritivi in preparazione alla fuoriuscita del fogliame della pianta. Io ragazzi spero che le nozioni che vi ho dato sugli alberi di pioppo vi servano e vi aiutino nelle vostre ricerche. Da questa zona vi saluto, vi ricordo di lasciare un like, condividere il video, iscrivervi al canale e noi ci vediamo al prossimo video.